Questa mattina, diciamo, cominciano concretamente i lavori per la sistemazione del lungomare. Come potete vedere, l'intervento in questione, per l'importo di 600.000 euro, prevede la prosecuzione delle aiuole del lungomare con la realizzazione di una rotatoria verde pubblico che avrà poi alcune direttrici di marcia sul lato destro verso la passeggiata di Piazza della Libertà. Avendo liberato l'area del cantiere, si capisce perfettamente il collegamento fra il lungomare e la sua prosecuzione per altri 500 metri sui due lati di Piazza della Libertà. Questa rotatoria termina, come vedete, già quota Piazza della Libertà, quindi dal lungomare con la seconda linea di marcia si arriva direttamente a Piazza della Libertà e poi liberiamo la corsia interna per arrivare direttamente su Via Porto. Mi interessava far vedere l'area di cantiere perché credo che da adesso, da questo momento, sia possibile rendersi conto della bellezza straordinaria di questo progetto. Credo che abbiate avuto tutti quanti la sensazione che ho avuto io ieri. Un'area che si apre in maniera inimmaginabile nel lungomare, un'area enorme, che rende anche percepibile la collocazione del Crescent nell'area nella quale è stato progettato. Come potete vedere, l'edificio comincia ad acquistare le sue proporzioni giuste. Quando vi era la recinzione sembrava incombere, diciamo, sui cittadini. Adesso potete vedere che il suo inserimento è assolutamente gradevole dal punto di vista paesaggistico, perfetto e nelle sue proporzioni assolutamente corretto. Noi pensiamo di completare questi lavori nell'arco di 2 o 3 mesi, cercheremo ovviamente, voglio ringraziare l'impresa, ha fatto un lavoro eccezionale in questi 2 o 3 giorni di ripulitura, le abbiamo chiesto anche di fare qualcosa al di là dell'appalto, abbiamo dovuto riprendere in mano un'area di cantiere, veramente vi ringrazio, avete dato una prova straordinaria di efficienza, credo che nell'arco di 2 mesi noi avremo il completamento di questa parte del lungomare, quindi arriveremo di fronte a Piazza della Libertà, quindi avremo proprio il collegamento, cioè l'idea progettuale era questa, far terminare il lungomare che prima terminava sul muro del Giolli, farlo terminare in una grande piazza bellissima nella quale ovviamente immaginiamo di far sbarcare i turisti dalle navi da crociera. Ieri c'era una nave che era attraccata un po' più avanti. Voi dovete immaginare che le navi attraccheranno dietro l'edificio della stazione marittima, quindi davanti a questa piazza. Sarà una cosa meravigliosa, un progetto meraviglioso che diventerà di per sé un attrattore turistico per la nostra città. Credo che adesso abbiamo tutti quanti la percezione più corretta del valore, della bellezza, del fascino di questo progetto. Fra qualche mese verremo qui e vi posso garantire entreremo dal lungomare a Piazza della Libertà. La pavimentazione sarà in pietra vesuviana e travertino. Quel muro che collega con Piazza della Libertà sarà ricoperto di travertino bianco. Dietro quel muro recupereremo una grande vasca di 80 cm di larghezza, ma lunga per tutto il muro. Su quel muro vedrete poi uscire delle agavi, delle piccole palme illuminate, e quel muro di travertino bianco sarà tutto coperto di bougainville e di rampicanti. Qui avremo la collocazione ai pioppi cipressini di palme Washingtonia. Sarà un aggancio fiorito e pieno di colori fra il lungomare e la passeggiata di Piazza della Libertà. Da qui si vede bene che cos'è il prolungamento del lungomare, quindi da qui il lungomare prosegue lungo quella passeggiata. Avremo sulla destra ovviamente decine di bar, di ristoranti, di negozi a quota mare, quindi avremo la movida che si sposta in larga misura lì. Su questo lato abbiamo già fatto la gara per una 50ina di negozi. Stiamo parlando quindi di 500 posti di lavoro, sono investitori privati che hanno deciso di investire nei negozi che sono da questo lato di Piazza della Libertà. Questa passeggiata sarà divisa in due, lato sinistro, lato mare, ci sarà una pedana di 60 cm dove ci saranno i tavoli
e gli ombrelloni, in maniera da avere una situazione ordinata. E l'altra metà della passeggiata rimarrà completamente libera per i cittadini che passeggiano. Questa situazione ovviamente prevede poi un'illuminazione notturna che si aggiungerà a questo fascio di luce dei negozi a quota mare, si aggiungerà con l'illuminazione del Crescent. Come vedete, il primo livello di colonnato del Crescent sarà tutto in cristallo, non ci saranno le pareti né da dentro la piazza né da fuori, quindi l'edificio è completamente libero alla vista, al di là dei 5 portali di 15 metri di altezza. E quindi sotto il porticato dell'edificio ci sarà un altro fascio di luce, quindi per chi guarderà di sera, di notte, questo sarà uno spettacolo affascinante, meraviglioso. Questo diventerà uno degli attrattori turistici più importanti d'Italia, perché una piazza così la troveremo soltanto a Piazza San Pietro, a Piazza del Plebiscito, a Piazza del Campo, cioè sarà una delle grandi opere di architettura che renderanno onore all'Italia e alla sua cultura architettonica e della trasformazione urbana. Per me è un momento di entusiasmo e vorrei che tutti i nostri concittadini cominciassero a entrare nel progetto, che è opera di uno dei 10 progettisti più importanti del mondo, Riccardo Bofill. Questa progettazione è stata fatta da una delle più grandi firme dell'architettura contemporanea e sarà di per sé, ripeto, un grande elemento di attrazione turistica. Vedrete quando avremo finito. Entrerete in uno spazio enorme e avrete veramente la percezione di un paesaggio che è stato inventato da zero. Abbiamo inventato un altro paesaggio che non c'era. Qui non devo dire a quelli della mia generazione che c'era. Qui non si camminava più perché qui c'era il jolly e dietro il jolly non si poteva più camminare. Abbiamo trasformato quella realtà che era sottratta ai nostri concittadini in un gioiello di architettura e in un paesaggio splendido. Quando arriveremo poi sulla piazza, avremo un altro paesaggio che avremo regalato ai nostri concittadini, e cioè la vista di Salerno e del lungomare dal mare. Perché quando ci si metterà sulla punta di Piazza della Libertà, voi vedrete la città dal mare, come se foste su una barca. Davvero, questa è la città, di Alfonso Gatto, Salerno, rima d'eterno. Una grande rotatoria, un'aiuola enorme, pioppi cipressini, e da qui partirà la passeggiata sul lato mare di Piazza della Libertà, e da qui cominceremo a prolungare il lungomare di Salerno per altri 400-500 metri. Potete vedere che c'è un paesaggio straordinario, cioè noi restituiamo alla città di Salerno un paesaggio che non c'è mai stato, cioè la possibilità di avere una vista della città dal mare. È qualcosa davvero di splendido e di entusiasmante. Questo diventerà uno degli attrattori turistici del nostro paese. Provate a immaginare le navi da crociera che attraccano a fianco alla stazione marittima e migliaia di turisti che sbarcano ed entrano in questa piazza meravigliosa che, come sapete, sarà la più grande piazza d'Europa sul mare. Davvero un grande gioiello di architettura. Ecco, faceva riferimento in precedenza al completamento di questo lavoro, di quest'opera, in relazione anche all'area, alla disponibilità dell'area del Crescente. Al riguardo si spera di avere risposte certe entro quanto tempo? Ma ci auguriamo nel giro di giorni, nel senso che quello che ha motivato il sequestro dell'area, cioè incidente probatorio, la valutazione di un consulente tecnico, è un lavoro che è già stato fatto, quindi abbiamo solo i tempi, credo, strettamente amministrativi per avere la riconsegna dell'area. In ogni caso bisogna aspettare un po' qualche giorno a decisione della magistratura, ma siamo estremamente fiduciosi, dopodiché riprenderemo il lavoro. L'area nella quale interveniamo ovviamente è un'area assolutamente libera, che consente con la sua riqualificazione di apprezzare davvero e fino in fondo la qualità architettonica.